Quattro scuse che gli uomini usano per sganciarsi da te dopo che gliel'hai data. Allora, il problema è che spesso succede che gli uomini, dopo che gliel'hai data, si sganciano da te. Non tanto perché, diciamo, tu non gli sei piaciuto in quel momento, quanto perché non erano mai stati coinvolti con te e tu hai sbagliato a confondere il sesso con l'amore. Cioè, non è che se un uomo viene a letto con te è perché è innamorato di te. Quindi, se volevi avere delle certezze da questo punto di vista, dovevi agire diversamente, ad esempio seguendo i miei video, mettendo i vincoli prima di dargliela. Una volta che è data, diciamo, ci sono delle scuse tipiche che gli uomini usano per sganciarsi. La prima è: guarda, lavoro troppo, in questo periodo non ho tempo, non riesco proprio a vederti perché, guarda, sono proprio oberato di lavoro. Ecco, questa scusa del lavoro, che prima che tu gliela concedessi, diciamo così, incomodato d'uso, non aveva, magari sembrava quasi che non lavorasse, dopo, boom, è scoppiato il boom del lavoro. Una seconda strategia è quella di dirti: guarda, non è scattato nulla, non so perché, ma non è scattato nulla. È come se fosse un interruttore, no? Combinazione non è scattato dopo che gliel'hai data, ma per carità, cioè è anche normale che si possano usare atteggiamenti di questo genere. Il terzo trucchetto, diciamo così, o comunque la terza scusa, è quella di dire: eh no, guarda, non riesco perché devo uscire con gli amici. Perché in questo periodo c'è un mio amico che ha qualche problema, devo stargli vicino. Ecco, siamo tutti d'accordo che la socializzazione è giusta, ma tutto assieme, combinazione dal giorno dopo che gli hai data, questo deve aiutare il suo amico. E poi un altro trucco, un'altra scusa, che questa è proprio ridicola, che però spesso viene usata, per il fatto che non ti chiama, che è sparito, e guarda, non mi sono fatto sentire perché io non è che uso molto il telefono. Potevi mandargli un segnale di fumo, non lo so, qualche cosa. Ecco, questo ti fa capire che è giunto il momento di cambiare, guardare d'altra parte, inutile perdere tempo. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, YouTube, il nuovissimo canale Liberti dei Narcisisti con Massimo Tramasco. Ciao a tutti.